È avvenuta a Rimini, presso un padiglione della fiera, dal 22 al 25 aprile, la 45ª convocazione nazionale dei Cenacoli, gruppi e comunità del rinnovamento nello Spirito Santo. Un incontro questo che si ripete ogni anno, ma che da 3 anni, purtroppo a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Covid-19, si è potuto manifestare solamente virtualmente, online. Tra i più di 6.000 intervenuti da ogni parte d'Italia è stato presente anche un gruppo di fedeli provenienti dal nostro territorio. Sono partiti da Enna nel pomeriggio di venerdì 21 aprile, provenendo da Enna, Pietra Persia, Gela, Nissoria, Truina, Catania, Messina e Giardini. Più di 130 i sacerdoti presenti e di 400 i bambini e i ragazzi presenti ai meeting loro dedicati. Dopo un primo giorno di preghiera, domenica, è avvenuto il passaggio del pastorale dal presidente nazionale uscente Salvatore Martinez al nuovo presidente nazionale Giuseppe Contaldo. Sono stati giorni di canti, preghiere e lodi. Dopo la messa e la benedizione, il 25 aprile, l'incontro di 3 giorni si è chiuso con il saluto del nuovo presidente Contaldo a tutti gli intervenuti. Siamo stanchi, carissimi amici, di vedere il nulla elevato a sistema. E siamo stanchi di accogliere da tante parti annunci di salvezza, idoli muti, direbbe il profeta Isaia al capitolo 45, che non possono salvare, portino le prove coloro che dicono di essere Dio. Ebbene, a Rimini da 45 anni abbiamo le prove che Gesù è vivo, che Gesù è il Signore, che ancora passa beneficando e risanando.